Questo in realtà è uno studio confermatorio, ma che oltre a confermare le informazioni che già sapevamo, ci dà ulteriori informazioni di estremo interesse nella pratica clinica. Che cos'è lo studio Complement One? È al momento il più vasto studio effettuato al mondo che prevede l'utilizzo di un inibitore di cicline. Più correttamente si parla di inibitori di CDK4-6. Diciamo l'addizione però corrente, comune, è quella di inibitore delle cicline. E nello specifico si tratta del farmaco ribocitinib. Qual è la differenza tra gli studi che avevano portato alla registrazione del farmaco? Che in questo caso abbiamo evitato di arruolare pazienti ideali, che sono quelle che normalmente si inseriscono nelle sperimentazioni registrative, ma abbiamo ampliato la platea di pazienti da trattare anche a persone che avevano caratteristiche, diciamo, un po' più difficili, ad esempio avevano metastasi cerebrali, avevano già fatto la chemioterapia prima di essere trattate con ribociclib, o magari che avevano delle condizioni generali un po' più scadute, il performance status pari a 2 o superiore. Queste sono tutte persone che non erano state incluse nelle sperimentazioni registrative, ma che noi incontriamo regolarmente nella nostra pratica clinica. Quindi avere uno studio che ci consente di verificare se lo straordinario effetto terapeutico che noi abbiamo visto con ribocitinib negli studi registrativi si conferma anche in queste popolazioni un po' più difficili, ecco, un po' più difficili da trattare, e che sono comunque persone reali che noi incontriamo nella pratica clinica, è sicuramente un'informazione molto utile. Rappresento il pezzo di evidenza che mancava. Ripeto, quando noi entriamo nei nostri ambulatori abbiamo pazienti estremamente eterogenei, non così selezionate come quelle degli studi clinici, e operiamo un'estrapolazione quando trattiamo questi pazienti con gli stessi farmaci con cui abbiamo visto i risultati negli studi clinici. Questa è solo un'assunzione. Invece avere uno studio che direttamente ci dimostra che se utilizziamo quei trattamenti in queste donne noi otteniamo esattamente gli stessi vantaggi terapeutici, ma soprattutto, questa è la cosa, il pezzo soprattutto che mancava, la stessa tossicità e lo stesso effetto sulla qualità di vita delle pazienti, ci consente, come dire, di assumere con certezza che il ribociclib è un farmaco utile a tutte le pazienti che vediamo nella pratica clinica e non solo a quelle ideali che erano state selezionate per le sperimentazioni iniziali.